mettere in Allora, campo. Lei non si definisce pretoriano renziano, però voglio dire, a me piaceva l'idea di mettere in luce il suo caso, perché secondo me noi spesso quando parliamo del governo parliamo della minoranza del PD o dei, diciamo, magari di opposizione a Renzi da un altro punto di vista, però diciamo, lei rappresenta forse non i pretoriani, ma sicuramente un'anima renzista che è rimasta renzista, però in qualche modo sta facendo un percorso proprio. Da quello che ha detto, mi sembra che in fondo, come dire, a Renzi sull'impostazione dell'articolo 18 sta facendo qualche critica. Sto facendo qualche critica perché vorrei tornare. Sì, il mio partito affronta il tema delle trasformazioni legate al mercato del lavoro. Non sostengo con fermezza chi pensa che le modifiche legate all'articolo 18 aprano a disastrosi scenari catastrofici. Mm-hmm. Sostengo però che chi vuole portare in questo paese un cambiamento profondo e non solo in superficie, è chiamato a un lavoro progettuale molto più serio, molto più credibile. Dico anche che una innovazione permanente, insomma, come anche il primo renzismo prometteva. Anche perché, ripeto, se uno traguarda i prossimi 3 anni, immaginavo che volesse mettere mano al fatto che esistono ancora regioni a statuto speciale, al fatto che 8.000 comuni sono troppi, cioè il riordino istituzionale, le grandi riforme di fisco ed economia. Ecco, queste cose sono le cose, e non solo prendere l'ultima roba su cui si può innescare una faccia discussione, su cui si può tra l'altro facilmente mettere in minoranza, in fuorigioco, chi, questo dobbiamo ricordarcelo, negli ultimi 20 anni il mondo del lavoro non l'ha supportato. Quindi su questo c'è, come dire, un appoggio totale sulla posizione, la polemica nei confronti del sindacato e di una parte del PD.